filosofica al declino generale degli studi musicali in Italia. Forse questo sforzo, questo trambusto risorgimentale, fu diciamo tra le cause principali. Proprio, quindi non è solo la chitarra classica, anche il violino, per esempio, che cioè, Paganini raggiunge. La musica strumentale è declina, e invece si afferma, il violino si afferma in Europa dell'Est, dove i violinisti italiani del Settecento erano andati in Polonia, in Russia, poi si afferma in Francia, dappertutto. In Italia tutte queste cose vanno in declino. Infatti, dopo Paganini, il violino, non ci sono più grandi violinisti, e occorrerà aspettare, attendere a tempi recenti, perché solo negli ultimi vent'anni che c'è stato un risveglio, in Italia sono emersi di un nuovo violinista, partendo da Accardo, ma ultimamente Fabio Biondi e vari altri. Ma per quasi un secolo c'è stato un declino degli studi strumentali. Una volta mi sono trovato a dire che si è rotta la scuola strumentale, si è interrotta quindi la scuola strumentale, che la scuola strumentale si deve tramandare da maestro a discepolo, a discepolo ad altro discepolo. Quando si rompe questo passaggio continuo di sapere, e si è rotto perché in questo periodo, quindi ormai di diaspora, non più di migrazione che si è creato, è nella mancanza di una struttura capace di garantire subito questa continuità. Una volta che passano 20-30 anni senza che ci sia questo passaggio da maestro a discepolo, bisogna ricominciare da capo. Sì. Questo è il punto. Perché adesso a John, mentre tornando all'epoca di Giuliani, è vero questo fatto che ci sono compositori e chitarristi italiani, ma contemporaneamente in Spagna c'è la figura di Fernando Sor, che è un po' il Giuliani della Spagna. Sì, ma Sor ha avuto di andare a Parigi per fare la fortuna della musica e da Londra. E credo che questo è molto importante perché in Italia, secondo i miei conoscimenti, che non aveva grandi sale di concerti, aveva le case di opera, sì, che era il luogo pubblico per la celebrazione musicale. Sì. E credo che il successo di una tradizione strumentali dipende molto di avere i luoghi adatti. Quindi tutte queste cose che hai menzionato in quei momenti prima di Andrés Segovia ha fatto una negazione dell'esistenza di molta musica dell'Ottocento, perché lui aveva capito questa musica come musica di salone e non musica di sala di concerto. Quindi lui cercava musica grande di concerto, e tutta questa musica variazione non interessava. No. Sì. Anche se abbiamo, c'è da dire, a Fernando Sor, sì, qualcosa. C'è qualche incisione. E Giuliani l'ha sonata perché era Mozartiano. Sì, esattamente. Sì. Ma queste variazioni non sono dello scrittore. E questo adesso è una cosa del risorgimento di adesso della chitarra. È come scoprire la musica dell'Ottocento per chitarra di nuovo, dopo dei molti anni. C'è da dire un'altra cosa, che la chitarra, e ci sono, cioè, tra tanti paradossi questo, è forse, ma direi sicuramente, lo strumento più suonato al mondo. Non credo, è lo strumento più suonato al mondo. In varie maniere, naturalmente, certo, ma è lo strumento più diffuso e più suonato al mondo. Sì, l'unità di misura delle sei corde, insomma, è senz'altro valida per tutto il mondo. A ciò, e vorrei entrambi questi tre, tutti e due accademici, dovrebbe corrispondere un uguale interesse nelle istituzioni, nei conservatori, nelle scuole di musica per questo strumento. Però non corrisponde. Professor Ficarra, poi vorrei sentire anche quel pensiero di Giulio. Nonostante questo, è lo strumento più in mano ai giovani, per esempio. È lo strumento, qui ci dovrebbe essere nell'istituzione, laddove si studia e si insegna, una presenza dello strumento primaria, invece no. Sì, volevo dire.
perché come insegnante avvicinati a scuola secondaria. Tu insegni in un college, sì, sì. Però c'è sempre questo qui a Melbourne, qui a Melbourne. Diciamo, perché sì. Questa è una registrazione c'è sempre questa competizione tra la musica popolare chitarristica e la musica classica, però pian piano c'è un movimento verso un ritorno al classico, nel senso che nella musica mondiale la gente sta cercando per musica che ha un'importanza tecnica anche, se si avvicina a quella di più di uno livello, perché la musica popolare c'ha questa quick immediatezza, insomma, per non dire però, superficialità, ma insomma è di largo consumo, ecco, insomma, c'è un di largo movimento consumo verso la direzione di musica che di sostanza, ha altri livelli. Di sostanza. Fra i tuoi allievi, per esempio, i ragazzi delle scuole di questo college, sono ragazzi di 15, 16, 17, da 8 anni fino a 17, fino a 18 anni. Hai notato che all'inizio sicuramente vogliono imparare la chitarra per cantare le canzoni. Non conoscono il professore classico, quindi però, quando entrano nell'aula sto suonando qualche cosa, già un pezzo, già dall'inizio hanno questo interesse. Sì. Questo vuol chiedersi, sì, col tempo poi, io credo che loro, quelli più seri, avvertono la necessità di affrontare il repertorio, almeno qualche pezzo, cioè l'opera 15 di Giuliani, quelli dei tuoi studenti migliori, prima o poi l'affronteranno. Ho avuto uno che sta facendo la libertà. Perché altrimenti uno non arriva, insomma, ad acquisire, diciamo, quella, se non entra in quel contesto. Prima o poi lo avvertirà, quello che farà poi avrà un futuro, andrà avanti negli studi. E poi non c'è proprio un syllabus. Ah, non c'è proprio un programma, quindi sei testi di studio. Non solo non c'è un programma, ma credo che oggi l'internet, la gran esplosione delle comunicazioni ha rotto una certa linea, perché io di giovane, per esempio, ogni volta che è uscito un disco nuovo di un grande chitarrista, tutto il mondo è andato a comprarlo, tutto il mondo ha cominciato a suonare il stesso repertorio. Noi abbiamo avuto un certo ordine nelle cose, tutto il mondo sapeva chi erano i grandi chitarristi. Quando io nella università chiedo alla classe di chitarristi, e chi sono i grandi chitarristi degli ultimi 50 anni, non sanno. Quindi abbiamo adesso di fare una assegnatura di studi sulla storia recente della chitarra. Cioè l'aspetto storico, giustamente. Sì. Allora la domanda che hai fatto prima, come mai questi stati non investono a fronte di tutto questo interesse, diciamo, mondiale, per quanto con questa ambiguità tra musica popolare, musica colta, storica, sì, cose, ma questo ce l'abbiamo detto l'altro giorno, c'è sempre stato, anche nel 600 c'è questa doppia valenza. Questo va bene, insomma, non c'è il problema. L'interessamento, chiaramente, qui entra il discorso storico, cioè non basta insegnare nelle scuole medie musica senza spiegare quale tipo di musica si insegna. Allora, qui per fare la differenza bisogna insegnare storia della musica. Sarebbe come se si insegnasse nelle scuole, nei licei, italiano, bisogna insegnare la storia della letteratura italiana, in modo da poter inquadrare in che senso questa persona storicamente ha un valore, se questa cosa che oggi sentiamo è stata preceduta per esempio 50.000 volte da altri esempi storici. Ma questo è importante. Io mi auguro che ci sia un'educazione di base di storia della musica, e allora in questo caso anche la chitarra troverebbe notevoli vantaggi. Dunque, volevo parlare un attimino, visto che stiamo portando, insomma, nei nostri limiti di tempo anche, siamo venuti a tempi di oggi, come diceva John. Ecco, abbiamo prima menzionato l'importanza di Segovia, che nella prima metà del Novecento, con la sua fortissima personalità e carisma, riporta la chitarra al centro dell'attenzione.
il repertorio, come giustamente diceva John, quello del 700-800, troppo elegante, troppo, che potremmo dire, rococò, non gli piace, non è, e il repertorio allora si restringe, è piccolo. C'è bisogno di fare un repertorio. Sì. Segovia comincia a trascrivere Bach. Sì. E qui c'è, John, c'è un cambiamento, cioè la chitarra che suona Bach è una grossa affermazione, è un grosso statement, it's a big statement. Esattamente, perché era anche questo, il stesso momento che Casals è cominciato a suonare di nuovo le sonate per cielo. Per piano cielo solo. Sì. E quando Heifetz anche suonando i sonate. Le partite suonate per violino solo. Per prima volta dal, dopo dei 150 anni. E Segovia fa la trascrizione della Ciacona. Sì. E esce ai concerti. Il mondo dice: questa chitarra è un strumento serio, finalmente è un strumento serio. Addirittura si suona la Ciacona di Bach, dalla partita numero 2 per violino non accompagnato. Sì. Quindi, ma dopo con trascrizione di Mendelssohn, di Schubert, di Chopin, di momenti, Brahms anche, Busoni, per dire che questo strumento vale uguale. Ah, non l'avevo capito. Giusto, ora se entriamo in un contesto prima di arrivare poi chiuderemo magari con una incisione dello stesso professor Ficarra, c'ho qui un disco e magari sceglieremo un brano per chiudere. Ma non si può trascurare, se veniamo alla storia della chitarra negli ultimi 40, da Segovia in poi, e il ruolo che ha avuto John Williams, perché questo è diventato, cioè John Williams ha avuto una storia, è stato un allievo di Segovia, non ha, tra i due non è nato un bellissimo rapporto, non credo che ci sia stato con l'allievo John Williams, Segovia ne vide l'abilità tecnica, ma non ci fu un grande, come dire, scambio. Cion de meno, John Williams è diventato il maggiore chitarrista degli ultimi 40 anni, da un punto di vista esecutivo. John Williams ha cominciato molto giovane con Andrea Segovia all'Accademia Chigiana di Siena. Fare quest'altra sempre per tirare acqua al nostro mulino italiano. Che rimane un centro importantissimo. L'Accademia Chigiana è stato un centro importantissimo nella storia della musica, ci hanno studiato tutti, veramente Daniel Barenboim, quindicenne, era lì a studiare con Zecchi, Zubin Mehta, anche lui si è formato alla Chigiana. C'era John Williams a 15 anni a studiare con Andrea Segovia. E bisogna anche dire che questi corsi fatti alla Chigiana da Andrea Segovia in quegli anni sono stati anche il momento in cui Segovia ha conosciuto la sua più grande notorietà. Sì. La mia stessa insegnante, Linda Calzolaro, è stata a 14 anni una sua allieva, più o meno nello stesso periodo in cui c'era anche John Williams. Lei giovanissimo lo incontrò, secondo me. L'ho conosciuto nel 1970, io ho 17 anni e ricordo la grandissima emozione, lo stringere la mano a questo mostro. Io lo vedevo come una divinità, mi sembrava che fosse alto 2 metri, non era, in realtà era sì, ma non era più però era l'impressione della grandezza, diciamo, umana, era talmente forte che insomma riempiva tutta la stanza, insomma, visivamente anche per me. Insomma, è stata una grande emozione, me l'ha presentato Linda Calzolaro, e in quell'occasione ha suonato nel 70 un concerto meraviglioso, era al Teatro Piccini di Bari. Aveva già 75 anni, ma era perfetto, perfetto, semplicemente, con un suono meraviglioso. Poi il pubblico gli chiese un'infinità di bis e lui ha detto: io non sono stanco, ma la chitarra sì. Sì, sempre diceva lo stesso. Cosa ho sentito, sì. Non so se ha cominciato a dare. Così sì. No, John Williams è stato comunque, io credo che comunque abbia avuto l'ammirazione di Segovia, perché Segovia lo ha citato ripetutamente quando gli hanno chiesto quali erano i suoi migliori allievi nel mondo, sì. Ha citato spesso anche, oltre a Oscar Billy, ha citato anche John Williams, così. E John Williams è un australiano, quindi questo... Italiano da Melbourne anche, insomma, con... insomma, di Melbourne, non sapevo. Di Melbourne, sì, di Melbourne. È proprio il conservatorio dove John è docente, capo di... e gli conferì una... laurea honoris causa alcuni anni fa, ma non ha mai, cioè, John Williams lasciò Melbourne giovanissimo, quindi non è che sia cresciuto qua.
ora invecchiando ha riscoperto un pochino, torna un pochino alle radici, alla questa australianità. Ma volevo soffermarmi un po' su questa figura, perché sicuramente ha dominato come esecutore la chitarra classica negli ultimi 30 anni. È diventato un modello per tutti i ragazzi. Tra l'altro è problematico perché spesso ha una capacità di esecutiva tecnica straordinaria, e quindi si rimane, quando si va al concerto di John Williams, anche così, come grande chitarrista, che come personalità, John, ecco, io mi è capitato di sentirlo intervistato parlare della musica, così via. Quello che trovo qui, sì, ecco, se tu, John, suonassi come John Williams, l'abilità, aggiungeresti tutti i tuoi studi, capito? Cioè, parleresti di invece con John Williams si ha questa impressione, grande capacità tecnica, però poi se deve esprimere dei commenti, così via. Insomma, credo che sì, c'è una cosa che è certo che è australiano, ma è molto più britannico, nella sua personalità. Forse. Ma ognuno è prodotto del suo tempo. Per un lato, io conosco molto bene a John Williams, siamo amici, e l'ho visto un sacco di concerti, e credo che ho sentito forse una nota falsa. Non assolutamente, è una macchina incredibile. Sì. Lui ha questa concentrazione, un controllo, ma lui si è formato in una epoca precisamente dopo la seconda guerra, che aveva questo bisogno di rifutare un po' gli eccessi dei grandi maestri del romanticismo. Quindi John Williams lascia parlare la pagina. Sì. Non parla lui stesso. No. E lui è questa una forma di non so, quasi buddista, non so, di ho capito, sì. Non le spiego molto bene. Sì, ma sì, non ho capito. Ma vorrei dire questo, perché il contesto è molto importante, perché è una persona carina, è una persona calida. Gentilissima, ma come musicista, no? Io per esempio, io vorrei altra cosa della musica. Sì, certamente. Forse anche questa prodigiosa capacità tecnica lo rende abbastanza freddo nell'esecuzione, perché ha una tecnica sopraffina, ma per dire agli ascoltatori, insomma, si va a un concerto di John Williams, suona la Chaconne di Bach, pezzo straordinario, e se uno chiede poi a John Williams, come, it's a nice piece, e uno può dire, it's nice, it's nice. Cioè non è che uno coglierebbe acqui, e vuol dire, I enjoy playing, it's nice. Questo direbbe della Chaconne. Abbiamo cominciato parlando della capacità della chitarra dell'Ottocento di cantare, di fare il bel canto, e parte del suo successo si deve a questo. Ma mi ha fatto ricordare cosa che mi diceva sempre il mio padre, che anche era chitarrista. No, la cosa della chitarra che a me più mi piace, stava parlando veramente della intimità del strumento, è che la chitarra non mi canta, la chitarra mi parla. E poi concludendo un altro commento anche dal professor Ficarra, Sergio, se vuoi intervenire su questi chitarristi, perché tu John Williams l'hai considerato per lungo tempo un modello, consideri ancora un modello? Avvicina il microfono. You see him still as a model? Non particolarmente. Non particolarmente, okay. Però c'è un periodo della sua carriera che a me piace. Quale periodo? Quando suonava una chitarra spagnola e suonava musica della Spagna. E c'è un suonore che a me piace molto. Che ti piace, sì. Poi, probabilmente il periodo da quando ha cominciato a suonare una chitarra più moderna, quella di Smallman, poi da quel punto è un po'...
sia un pochino così sterilizzato, sì. Sterilizzato. Però c'è, abbiamo parlato della, di questa epoca di musica registrata. John Williams, you know, sì, ha fatto tanti concerti, però ha fatto tantissimi registrazioni. Tantissime. Ma anche aveva di André Segovia un sacco di altri modelli, allievi che hanno fatto modelli, e anche altri che non erano del circolo diretto di Segovia, come Julian Bream. Questo è così. Era molto diverso, allora, ma Oscar Giglia, Alirio Diaz, chitarristi come loro, che erano contemporanei di John Williams, con diverso approccio. Ma della stessa famiglia, diciamo. Pensate comunque a notare alla fine questo altro inglese, Julian Bream, molto diverso da John Williams, temperamento diverso, forse tecnicamente meno dotato, ma forse con una partecipazione emotiva maggiore di quanto non abbiamo senza dubbio. Cosa ne pensa? Julian Bream, musicalmente parlando, è stato importantissimo per la storia della chitarra del Novecento, perché è stato di grande stimolo per i compositori, e devo dire che a livello almeno di incisioni discografiche è anche interessantissimo anche dal punto di vista tecnico, forse perché si trattava anche di una nuova tecnica, quella di Julian Bream. Quella che potrebbe... Sì, questa è un'altra anima della chitarra, quella inglese, che è venuta fuori col tempo e che... E in realtà è molto interessante, quindi oltre a quella italiana e a quella sudamericana di cui non abbiamo molto parlato, così, ma quella inglese devo dire che è anche abbastanza importante. La spagnola purtroppo vive di trascrizioni, l'abbiamo detto l'altro giorno, e a parte sì, il grande Tarrega, questo epigono così della figura di Tarrega, insomma, che ha scritto tantissimo, però insomma ha vissuto una vita molto chiusa mentre c'erano questi grandi spagnoli, Granados, San Benitz, che giravano per il mondo. Sì, e poi comunque suonavano altri strumenti, non la chitarra. Erano pianisti, no? Erano pianisti. Il famoso Asturias, Siviglia, eccetera. Tutti fatti per pianoforte. E anche lì ci ha messo lo Zampino Segovia. Sì, sì, io ho detto la musica che è trascritta fa una parte importante sul repertorio chitarristico. Sì, sì, certo, questo è fuori discussione. Anche Segovia è un grande trascrittore. John forse per Julian Bream, ma anche forse un pochino più grande, perché... Julian Bream si è dato anche un po' aiuto. Sì. Quindi c'è stato un chitarrista che ha guardato anche a quest'altro strumento. Sì. Quindi ha avuto anche il merito, io mi ricordo negli anni 60 così, di riportare a galla questo liuto. Fu uno dei primi a riportarlo sulla scena discografica, è vero? È vero. Lui aveva. Era come un musicista molto romantico, sì. Ma come persona più inglese che il stesso re d'Inghilterra. La regina. Sì, la regina, sì. Ma Julian Bream, che amava il cricket anche, sì. Questo di... attraverso del suo contatto con il mondo di Alfred Deller, con Peter Pears, con Benjamin Britten, con... In questi circoli lui si rende conto di questo mondo meraviglioso inglese del passato, e lui voleva partecipare a questo avvantaggio, sì. E lui lo ha fatto, e in questo senso era molto importante. Poi ecco, volevo un po' dire tecnicamente, insomma, per esempio le Five Bagatelles di William Walton dedicate a Julian Bream, insomma, le incise, le suonate, sono brani nelle difficoltà. Ma cosiddetto tra parentesi, William Walton viveva a Ischia, giusto per sempre. Ma c'è Ischia, sì. No, ma Ma era anche della epoca che aveva negli anni 70, 80, che tutto il mondo della musica marginata, che era incluso il mondo della chitarra, piacevano la musica antica, la musica molto moderna, e lasciava il centro. Sì, comunque l'Italia come insomma, paese è stata al centro della storia della musica, e quindi non sorprende che i grandi musicisti poi siano andati in Italia. C'è stato nel 700, 800 il Prix de Rome, che ha avuto un ruolo importantissimo soprattutto nei compositori francesi, ma
Tchaikovsky, insomma, scrisse parte del concerto per violino nella Costa Ligure, il Capriccio italiano, insomma, era a Napoli quando sentì quel tema. Quindi parecchi musicisti vedevano l'Italia come la terra della musica, giustamente così, perché era quello, sì. Recitare anche l'incontro tra Wagner e Rossini a Passy, quando Rossini viveva in Francia, è stato riportato integralmente perché Wagner è accompagnato da un interprete che ha trascritto tutto. A un certo punto Wagner, aveva un'enorme ammirazione per Rossini, gli chiede: ma perché il maestro non scrive più opere? E lui risponde: vous savez, je n'ai pas d'enfant. Non ho figli, non tengo famiglia, insomma, adesso tradotto. Bene, allora concludiamo, sì. questo programma dedicato alla chitarra, molto improvvisato, ma che si è avvalso della gradita partecipazione del professor Giuseppe Ficara del Conservatorio di Pisa, che si trova qui in Australia per contatti, tra l'altro si era già incontrato col professor John Griffiths perché si conoscevano, e insomma, e poi abbiamo invitato Sergio Ercole, che ha improvvisato e portato la sua pesantissima chitarra Sheridan. Comunque c'è un bel suono, bisogna dire, non è male. Posso mettere una cosa alla fine? Sì. Tornando alla cosa che avevi detto prima, dell'importanza della storia. Certo. E secondo me la musica è proprio una delle poche cose che abbiamo che sono come una finestra al passato. Sì. Sì, c'è letteratura, però quando suoni... E proprio riporti in vita qualcosa. Per sì, è una... È come un... Ti rende il passato... Sì, presente. È vero. Lo rende vivo. Lo rende vivo. Proprio lo recupera, sì, nel e suono. E così comincia l'interesse. Può cominciare qualche interesse. Ok, chi ha... Vabbè, chi ha scritto questo? Chi è finito. Esattamente. Allora concludiamo con... È quello che sta suonando. C'è un cellulare che suona, ma sono abbiamo un'incisione del professor Ficara, ci porta indietro di qualche anno. Sì. Oggi continua a suonare la chitarra perché è il suo strumento, più dedito all'insegnamento, immagino che... No, ma i concerti li faccio. Le fa ancora i concerti. Ma dov'è il microfono? Dov'è il microfono? Fa ancora concerti. Però qui siamo, insomma, non all'inizio della sua carriera, ma... Diciamo qualche anno dietro. Sì, è stato 1980, è stata un'incisione importante perché erano quasi tutte opere inedite di Mario Castelbuono Tedesco. A parte quindi la Tarantella e la Tonadilla, tutto il resto del disco sono prime incisioni mondiali, quindi tutto su Castelbuono Tedesco. 1980. Allora, quale sentiamo? Potremmo sentire le variazioni attraverso i secoli perché è la prima incisione assoluta di questo brano, che tra l'altro è il primo brano scritto da Mario Castelbuono Tedesco per chitarra per il Festival di Venezia dedicato ad Andrea Segovia. Bene, allora qui si tratterà di, tra tante tracce, di trovare quella giusta. È giusto, perché purtroppo questa è una copia digitale di un disco, invece un long player. Quindi. Oh, ok. Dunque... Allora, proviamo, la cerchiamo. Sì. Sì, questa... Non sento. Questa è la Tarantella, questo è l'ultimo brano. No, come disco. Mai? Nel disco l'ultimo Marco. Brano, sì. Vabbè, facciamo una cosa, allora avviciniamo, togliamo queste qui, ma sì. Production computer, no, questo è. Vediamo. Questa è sempre la Tarantella, dovrebbe essere l'ultimo brano, la mia, potrò... Questo è il primo. Ah, allora ho capito, è successo come succede sempre masterizzando, che il primo deve essere l'ultimo. Però poi il resto segue. Sì. Questo è il secondo. Questi sono i tre preludi al Circeo, anche il resto. Tutto il resto è prima incisioni mondiali. Però ecco, interessante le variazioni tra questi segue, che poi sono diventati molto più avanti ancora. Avanti. Questo è sempre preludi. Vediamo qui. Questo è il rondò. Anche questo sarebbe interessante, forse. Il rondò di Castelbuono Tedesco. Mai suonato nel letto da nessuno, mai diteggiato, l'ho inciso nell'80. Adesso poi 25 anni dopo l'ho inciso anche fisico. Questo. Queste sono dagli appunti, le danze antiche. Ancora dagli appunti. Questa è la valse française dagli appunti. Arancia in fiore.
Ecco, le variazioni della stessa secoli. Ecco, allora, puntiamo a questa. Sono abbastanza lunghe, insomma.